e la storia non solo del Movimento Giovani Padani ma di tutto il movimento politico della Lega Nord. Oggi stamattina c'era qui con noi Matteo Salvini, adesso c'è qui con noi Roberto Maroni, ci sono stati tanti esponenti, ci sono tutti i coordinatori nazionali, tutti i coordinatori federali dei vari settori, ex coordinatori nazionali, ex coordinatori provinciali, veramente un grande momento politico ma anche di festa del Movimento Giovani Padani dopo tanto tempo che non si teneva un'assemblea federale. Noi abbiamo dimostrato stasera, oggi, di riempire questo teatro. Questa è una cosa bellissima, un momento in cui tutti, anzi non tutti, alcuni puntano solo sulla rete, vediamo anche in queste settimane che fine stanno facendo, noi puntiamo ancora sui teatri, su riempire le piazze, sul contatto diretto con la gente, sulla nostra base, sui nostri militanti che sono la nostra forza e possiamo anche dirlo. E su noi stessi che siamo i giovani padani, siamo l'esercito padano, l'esercito della Lega Nord. E questa è una cosa fondamentale e che dobbiamo sempre e continuare a essere. Io l'ho ribattezzata Falange Macedone, ma l'esercito padano è un termine sicuramente che ha la sua storia. Noi dobbiamo essere anche il sindacato, continuare a essere il sindacato del territorio, nelle scuole, nelle università. In questi anni abbiamo fatto veramente tantissimo lavoro. È vero, i tempi cambiano, dobbiamo probabilmente cambiare modelli organizzativi, ma dobbiamo rimanere fermi e fissi nel portare avanti le nostre idee laddove si crea la nuova classe dirigente. Quindi nelle scuole, nelle università e ovviamente anche nelle piazze, nelle sezioni, perché noi comunque siamo una parte importante del movimento politico della Lega Nord. Noi dobbiamo anche essere, qui arrivo un po' alla parte del sogno, noi siamo un po' i nuovi barbari sognanti, perché noi siamo i depositari, dobbiamo continuare a portare alto il vessillo del nostro sogno, del nostro ideale, del nostro progetto, perché noi, al contrario di tanti partiti politici che hanno un programma elettorale che cambiano ogni 5 anni o anche meno, come noi yogurt che si va a prendere al supermercato che poi quando è scaduto lo si va a ricomprare, noi abbiamo un progetto, un sogno e un ideale, che è la Padania libera e dipendente. E questa è una cosa che è scritta nello statuto, l'articolo 1 dello statuto, quindi non ci stiamo inventando niente. Benvenga la macroregione, sicuramente è un passaggio storico fondamentale, un miglioramento, come ha detto stamattina Matteo Salvini, delle condizioni rispetto a quelle di oggi, dove veramente le nostre regioni sono rapinate dallo Stato centrale. Però deve essere un primo passaggio, un punto di partenza verso un nord libero e indipendente. Da questo punto di vista la proposta che è uscita stamattina del referendum sull'indipendenza sicuramente della Lombardia, ma poi sicuramente seguiranno e devono seguire anche, so che in Veneto ci sono anche movimenti da questo punto di vista, sicuramente è un passaggio fondamentale. D'altra parte il processo di autodeterminazione dei popoli non l'abbiamo inventato noi, ma è una cosa che è sancita nella Carta delle Nazioni Unite, quindi è un diritto che possiamo ed è sacrosanto esercitare. Quindi giusto referendum, giusta la macroregione come punto di partenza, ma il punto di arrivo deve essere l'indipendenza della Padania, e questa deve essere il nostro chiodo fisso e il sogno che noi dobbiamo portare veramente in alto nelle nostre bandiere, perché in un momento sicuramente difficile come questo di antipolitica, un po' magari di scoramento dopo gli ultimi mesi, gli ultimi anni, sicuramente sarà fondamentale per l'operato, per il ruolo che i giovani svolgeranno in questo, come portatori, come coloro i quali faranno scoccare la scintilla anche all'interno del movimento. Saranno anche pronti a dire la loro, anche magari in maniera un po' critica quando sarà necessario, perché riteniamo che sicuramente c'è tanto da fare, tanto da lavorare, ma si possono anche dire tante cose, portare avanti e proporre, fare tante proposte. Quindi portare avanti questo sogno, che è un po' il nostro ruolo storico, perché solo noi possiamo, come giovani, abbiamo il diritto ma soprattutto il dovere di sognare un futuro diverso, un nord libero e indipendente, un'Europa non delle banche ma dei popoli, veramente vicina al territorio. E da questo punto di vista lo vediamo tutti i giorni, lo Stato nazionale, qualsiasi Stato nazionale, forse soprattutto lo Stato nazionale italiano, sta crollando sotto i colpi della globalizzazione e l'unico modo per sopravvivere è tornare alle comunità territoriali, quindi tornare a comunità più omogenee come la nostra per storia,
per tradizione e per economia, quindi da soli potremmo essere veramente uno dei quattro motori d'Europa. Abbiamo il diritto e il dovere di sognare un futuro diverso. Sono sicuro che anche sotto la spinta di questa nostra forza propulsiva anche il movimento sicuramente ne trarrà dei vantaggi. D'altronde lo slogan di oggi è niente panico, organizziamoci. È proprio questo il significato, cioè da soli non si va da nessuna parte, uniti invece si riesce a combattere, anche a sconfiggere dei mostri molto più grandi di noi. E quindi io non voglio essere lungo e ripetitivo, però voglio dire un grazie a Lucio Brignoli e a tutti i ragazzi, anche a Eugenio Zoffili, che oggi ci passano il testimone. È un po' un passaggio di consegne anche generazionale, perché noi l'inizio della Lega non l'abbiamo visto, lo conosciamo dai libri di storia, dai racconti, ma non l'abbiamo vissuto quegli anni 92-93, anche prima. Quindi, come dire, è proprio un passaggio, una cesura storica importante. Però noi promettiamo di portare avanti il Movimento Giovani Padani con lo stesso entusiasmo, con lo stesso spirito di sacrificio, e tanto sacrificio, perché ho visto Lucio veramente, Gigi, in questi anni, quanti sacrifici hanno fatto. Io sono sicuro e sono tranquillo del fatto che c'è una squadra di coordinatori nazionali, federali, anche provinciali, comunque molto affiatata e molto coesa e molto compatta. Quindi da questo punto di vista so che mi lascia una macchina da guerra fenomenale, però sicuramente tanto c'è da fare, dobbiamo essere uniti, e solo uniti si vince. Per cui io vi chiedo questo impegno, perché oggi è il momento della festa, della celebrazione, di lanciare dei messaggi, di ricaricarci di tanto entusiasmo, ma da domani inizia il bello, inizia il difficile. Quindi, come dire, non c'è nulla di bello senza qualche sacrificio. Quindi da domani io vi chiedo l'impegno, come lo chiedo a me stesso, e vi prometto che ce la metterò tutta, come anche Simone Parigi per la Lombardia, nel portare avanti questo movimento, perché è un grande onore, ma soprattutto mi verrebbe da dire è un grande onore poter, dopo 11 anni che sono in questo movimento, essere nominato coordinatore federale. Mai me lo sarei aspettato, e una delle prime persone che ho conosciuto 11 anni fa è stato proprio Lucio Brignoli, che venne a trovarmi, non vi dico dove, sui bricchi dell'Otropo Pavese, però era venuto, ha fatto 150 km per conoscere appunto me, che ero un ragazzino di 15 anni, e questo mi ha molto colpito, perché erano venuti in tre, Lucio Brignoli, Davide Galani e Davide Campagnoli, e insomma sono venuti in mezza giornata solo per conoscermi. Questo è lo spirito che volevo ricordare, un po', diciamo, il stile a Mark Ford, ma mi sembrava giusto, visto che da quel sacrificio, insomma, sicuramente io ne sono stato molto, molto colpito, e mi ha veramente lasciato un segno, ed è anche per quello che poi, come dire, ho continuato su quella strada. E penso che tutti quelli che abbiano conosciuto il Lucio Brignoli, il Genzofili, insomma, di episodi simili veramente ce ne sono tanti. Quindi concludo, perché insomma siamo fuori il tempo massimo. Io vi do veramente appuntamento da domani, prendiamoci stasera libera, diciamo, però da domani, per cominciare a lavorare, a ritornare a lavorare sul territorio, a non fermarci anche nei momenti difficili. Ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti certamente non di festa come questo, ma momenti anche più difficili e più duri, ma nei momenti difficili in cui si vede chi ci crede e chi rimane, e invece chi si volta e scappa. Io spero di rimanere con tutti voi fianco a fianco a combattere. Grazie.